Ciao a tutti, bentrovati su Neve Italia per questo che è l'ultimo appuntamento con la rubrica Ghiaccio Verde con Paolo De Chiesa. Non volevamo che si arrivasse così alla fine della Coppa del Mondo, davvero è strano, molto strano e soprattutto chiaramente ci sono tanti altri pensieri più importanti, però è giusto anche che si parli di come è finita questa Coppa del Mondo e soprattutto sono curioso di sentire le parole di Paolo a cui do il benvenuto. Ciao Paolo. Dario, ciao, buongiorno a tutti. Beh, allora, sì, sicuramente è un peccato per Federica Brignone che non possa essersi assaporata la vittoria vincendo la Coppa del Mondo dopo una gara decisiva, però resta comunque la grandissima impresa che in pochissimi hanno fatto in Italia. Gustav Tony, che tu hai vissuto sulla tua pelle da atleta e da avversario con lui e da compagno di squadra, poi Alberto Tomba, non c'era mai riuscita nessuna donna, Paolo. Non dimenticherei Piero Gross, il mio grande amico Piero Gross. Piero Gross che Grazie. è tuttora il più giovane ad aver vinto la Coppa del Mondo maschile. Mi fa un po' effetto, caro Dario, parlare di sci, sembra così lontano, siamo sprofondati in questo problema planetario che ci riempie il cervello, ci preoccupa molto. Quindi un po' surreale, no? Parlare di sci, però è giusto fare una chiosa su questa Coppa del Mondo che fino a qui, fino a pochi giorni fa, si è disputata con delle bellissime gare, con dei grandi risultati da parte dei nostri, delle nostre, e quindi parliamone tranquillamente, volentieri, aprendo appunto una parentesi sportiva, di svago, di distrazione. In questo momento veramente, veramente difficile per tutti, sì. Ma allora, Federica Brignone comunque ha anche portato a casa la Coppa di specialità di gigante che era il suo obiettivo di stagione. Lei comunque è stata la più continua, chiaramente molto è stato deciso da quello che è capitato a Michaela Schifrin, che tra l'altro nella foto che è stata pubblicata da lei proprio sui suoi profili social con il pettorale numero uno con tutte le firme delle avversarie e dei protagonisti di Coppa del Mondo, io l'ho vista veramente sciupata, dimagrita, ovviamente anche triste, che è la cosa che più colpisce. Allora, parliamo della nota positiva. Naturalmente Federica Brignone che conquista questa Coppa del Mondo, come mai nessuna donna era riuscita a fare prima di lei nella storia dello sci italiano, è una coppa meritata perché certo mancano all'appello 11 gare, 4 non si sarebbero comunque recuperate, ne mancavano 7 tra Svezia, Ore e Cortina. Però sai cosa mi viene in mente? Mi viene in mente quella gara di Formula 1 quando ero un ragazzo e c'era Vittorio Brambilla che vinse una gara a Zeltweg, sì, in Austria e pioveva tantissimo, a un certo punto fu interrotta la gara, non so dopo quanti giri, 15, 20, adesso non ricordo, però non mi viene in mente di pensare che non fu una gara regolare, semplicemente il nostro toreo, Vittorio Brambilla, era stato il più bravo, no? Era stato più bravo di tutti gli altri e vinse quel Gran Premio con la sua macchina gialla, con la scritta Beta Hutense, lo ricorderò sempre. Ecco, allora, Federica Brignone è semplicemente stata la più brava di tutte dopo 30 gare. Poi purtroppo la stagione ha avuto l'epilogo che tutti conosciamo, ma fino a quel momento lei è stata la più brava, è stata la più brava in assoluto perché ha vinto la Coppa del Mondo. E poi, come dicevi tu, ha vinto la Coppa del Mondo di gigante, che era il sogno che cullava sin da bambina, no? Vincere la Coppa di gigante, la sua specialità. Poi è diventata bravissima in tante altre specialità, no? Perché poi snoccioleremo le classifiche delle varie discipline che sono impressionanti, no? Il risultato di Federica è veramente oltre qualsiasi aspettativa. Lei che non era mai stata sul podio in una disciplina, parlo di Coppa del Mondo appunto di specialità, se non in combinata, che insomma vale un po' meno. Quest'anno addirittura ha vinto anche quella di combinata, 2 su 4 disputate, le ha vinte entrambe.
ha vinto quella di gigante e sciando veramente molto bene, è migliorata tecnicamente, è maturata, è diventata una grande star Federica Brignone. Certo, è sempre stata fortissima, però adesso è veramente nell'Olimpo, nel Gotha, è arrivata anche terza in discesa, seconda pensate in super gigante, appunto prima in gigante, prima in combinata e terza addirittura anche in parallelo, per quanto possa contare il parallelo. Cioè è una sciatrice superstar a 360 gradi Federica. Adesso c'è anche lo slalom che le dà sicuramente grandi soddisfazioni perché per vincere le combinate devi sciare bene in slalom. Allora questo potrebbe essere l'aggancio anche per diventare brava anche in questa specialità. Magari non sarà mai la Vlhova, la Schifrin, però potrà dire la sua anche tra i rapid dance. Quindi veramente una sciatrice polivalente come mai nessuno in Italia prima di lei. Forse Deborah Compagnoni, però Deborah non ha avuto la possibilità di mostrarlo a pieno perché si è fatta male troppe volte, perché anche Deborah era molto brava in discesa, era bravissima in super gigante, è diventata campionessa olimpica in super gigante ad Albertville nel 1992. Dopo questi infortuni comunque si dedicò completamente e interamente al gigante e allo slalom. Chissà, anche lei sarebbe stata come Federica, bravissima anche su altri fronti. Comunque godiamoci questa meritatissima vittoria, questo trionfo che ci ha riempiti di gioia. Certo, lo sci è ovvio, passa in secondo piano perché ci sono problemi troppo gravi per cullarci, no? In questo sogno finalmente realizzato. Però mi sembra giusto, doveroso dare atto a questi atleti, a questi campioni che si sono battuti lealmente, che ce l'hanno messa tutta, si sono allenati come dei matti, hanno stretto i denti, hanno avuto grandi pressioni, le hanno respinte, le hanno gestite, sempre sul filo dei centesimi, perché ormai i livelli sono altissimi, e poi come Federica, appunto, districandosi su vari fronti, e questo è veramente, veramente, credetemi, difficile oggigiorno. In cui imperversa la specializzazione, si è sempre più, no, settorizzati, no? Canalizzati in qualcosa in cui riesci bene o meglio degli altri. Ecco, riuscire a emergere come ha fatto lei, veramente questo grandissimo orizzonte, che comprende tutte queste discipline dello sci, ha per me dell'incredibile. E per quanto riguarda poi le altre azzurre, certo, Bassina è stata fantastica, ha vinto, è andata forte in discesa, una stagione straordinaria anche la sua. La Cortoni ha addirittura vinto una gara in Coppa del Mondo in discesa a Bansko e comunque si è fatta valere in altre gare, arrivando nelle 10, quindi con dei bei risultati. Quindi una squadra femminile che sicuramente ha funzionato con l'infortunio. Poi purtroppo di Sofia Goggia che si è fermata a Garmisch con quella bruttissima caduta, si è fatta male al braccio e adesso è a casa, insomma, per la rieducazione e sarebbe comunque a casa quello che è successo. Per quanto riguarda invece lo sci maschile, la Coppa del Mondo. Vabbè, si è fermata anche lei, sembrava che si potesse disputare la Kranjska Gora proprio questi giorni, questo fine settimana, e invece giustamente è stato fermato tutto anche nel settore maschile e così in questa altalena, no, di avvicendamenti al vertice della Coppa del Mondo maschile è toccato, prima dell'interruzione definitiva, è toccato a Kilde godersi questo scettro molto importante, andando così a raggiungere i suoi compagni di squadra del passato e del presente, Jaslund, Svindal, campionissimi che lui ha sempre sognato di emulare, quest'anno sciando veramente molto bene, ci è riuscito diventando bravo anche in gigante, perché lui insomma era discesista, e super gigantista, in gigante sì, se la cavava, è stato sicuramente un po' avvantaggiato rispetto agli anni bui per quanto riguarda il gigante da parte dei discesisti con i 35 metri di raggio, per loro era veramente impossibile. Adesso con i 30 metri le cose sono un pochino cambiate, però devo dire che lui è stato molto bravo perché è arrivato quarto
in un gigante difficilissimo come quello della Valbadia. Nell'ultimo gigante disputato in Testoder è stato sesto, quindi ha combattuto anche lui su più fronti. Certo gli manca lo slalom, però ha fatto punti anche importanti, è salito sul podio in combinata, vuol dire che si è difeso anche negli slalom, certo più facile rispetto agli slalom di Coppa del Mondo, ma si è difeso bene anche negli slalom della combinata, quindi anche lui devo dire è stato molto bravo. Certo Pentourot era lì perché ha fatto un weekend fantastico, il penultimo weekend di gare quest'anno al maschile, e cioè quello di Testoda, dove ha raccolto tantissimi punti, ha vinto due gare, è arrivato quarto in vinto gigante combinato ed è arrivato quarto in super gigante, quindi un weekend di fuoco che l'ha riproiettato in testa a Coppa del Mondo a danno di Kind, che a dire il vero gli ha fatto un grande regalo perché è caduto in super gigante. Quando mai uno così cade in super G può andare un po' meno bene, fare un po' meno punti, ma sicuramente non cadere, quindi zero punti è stato un grande regalo. Certo poi non è stato recuperato anche nemmeno lo slalom di Naeva, dove sicuramente avrebbe potuto riavvantaggiarsi Pentourot, e poi appunto sono mancate le due gare di Kranjska-Gora, gigante slalom, dove sulla carta io vedevo favorito Pentourot, perché in gigante, anche se Kind è bravo, Pentourot avrebbe potuto pareggiare i conti per quanto riguarda la classifica generale e poi naturalmente godersi lo slalom, dove sarebbe partito con un enorme vantaggio nei confronti del norvegese. Però queste sono considerazioni del seno del poi, che non valgono assolutamente nulla perché la Coppa del Mondo è finita con Kild che l'ha vinta. Devo dire anche lui, stesso discorso che ho fatto per la Brignone, molto meritatamente, certo. Paolo, tornando a quel parallelismo che tu hai fatto con la Formula 1, tra l'altro mi viene in mente un famoso episodio, un campionato del mondo tra due fenomeni che è stato deciso per un fatto circostanziale. Nel 1984 il Gran Premio di Monte Carlo è stato fermato proprio a causa pioggia e hanno dimezzato i punti che spettavano i vincitori. Quel dimezzare i punti ha permesso in buona sostanza a Niki Lauda di vincere per mezzo punto di vantaggio sul compagno di scuderia Alain Prost. Tanto per dire cosa può succedere nello sport, lì non è un fatto calamitoso, comunque una situazione come quella che è successa con il coronavirus. Però, ed è l'ultima domanda che ti faccio per questa stagione, invito a te a fare una riflessione. Quando sarà passato tutto questo stato di enorme emergenza, la FIS dovrà davvero cogliere questa opportunità per fare delle riflessioni serie su come gestire il cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti e fare un calendario che sia più ragionevole, con un piano B, un piano C, un piano D, in modo da trovarsi meno sorprese e dare più credibilità comunque alla Coppa del Mondo, anche se poi ci saranno, speriamo, se tutto sarà passato, i campionati del mondo e le Olimpiadi. Allora, sì, la FIS, cosa auspichiamo? Prima però di parlare, risponderti, no, Dario, volevo dire una parola ancora sul nostro Paris. La Schifrin ha avuto quello che ha avuto e quindi si è fermata praticamente un mese e mezzo prima della fine della stagione per tentare di tornare ora, poi le gare cancellate le hanno impedito di riprovare certe emozioni, in questo caso molto diverse dalle sue solite, in una località lei molto cara, perché lì l'altro anno per esempio ha festeggiato una bellissima medaglia d'oro con il suo papà, no? In slalom. Paris fino a quando ha sciato quest'anno, ha potuto sciare prima di farsi male in quell'allenamento in super gigante a Kirberg, vicino a Kitzbühel, tre giorni prima della sua gara, perché quella è la sua gara. Stava sciando addirittura meglio dell'altro anno, un pochino meglio, perché se l'altro anno aveva fatto un podio a Lake Lewis, quest'anno ne ha fatti due. Poi vabbè, Beaverkick non è andato sul podio perché è una pista, non pista, è una neve che non gli piace, quella di Beaverkick, che non è mai andato bene, ha fatto un podio in tutta la sua incredibile carriera in super gigante un po' di anni fa.
Poi è andato a Bormio, ha vinto le due discese, è andato sul podio a Wengen, cosa che non era riuscita a Paris l'anno precedente, quindi il suo ordine di marcia era spaventoso. Poi vabbè, le cose sono andate come sono andate, Foyth si è vinto questa Coppa del Mondo di discesa, un po' in sordina, questa volta. Già l'altra aveva vinto con una vittoria soltanto, mentre Paris ne aveva vinte 4 di discesa. E anche qui, ecco, allora mi riallaccio, grazie a questo pensiero su Paris, alla FIS. L'ho detto più volte in telecronaca in questi anni, io spiegherei una rivisitazione dei punteggi delle gare. Mi sembra che ci sia troppo poco scarto tra la vittoria 100 punti, il secondo posto 80, il terzo 60. Io veramente rivedrei questo regolamento perché vorrei premiare la vittoria, cioè chi vince è più bravo. Se uno vince 4 gare, mi rifaccio alla Coppa del Mondo dell'altro anno di discesa con Foyth che ha vinto vincendo una sola gara nei confronti di Paris che ne ha vinte 4, non lo trovo giusto, non lo trovo giusto. Secondo me, dando i punti che meritano di ottenere quelli che vincono, si vedrebbero delle cose più, delle classifiche più giuste. Parlo di Coppa del Mondo, poi finali. Io auspicherei semplicemente, certo, come dici tu, un calendario diverso. Non si può, ma veramente non si può organizzare una gara femminile a Ofterschwang ai primi di marzo, Germania, 700 o 600 metri d'altezza, dove ci sono margherite, ma sicuro. E se per caso c'è un po' di neve rimasta in una stagione, magari di quelle d'oro, dove nevica tanto, eccetera, eccetera, te la trovi insciabile. Quindi io dico, ma non esiste, non possiamo andare a marzo a sciare Ofterschwang. E però poi ci sono degli interessi sotto che non so quali siano, perché non mi sembra che Ofterschwang sia Vail o Aspen o Semmorze, però si va e lì vuole capire perché si decide di andare in un posto del genere, che sarà bellissimo per carità, però d'estate per camminare in montagna e forse d'inverno a gennaio per fare delle gare, ma non sicuramente a marzo. Poi un'altra cosa che mi auguro e che auguro caldamente alla federazione. Un'inversione di marcia definitiva sulla calendarizzazione delle combinate e dei paralleli. Vietato sprecare sabati e domeniche. Quest'anno è stato sprecato un circa 20% di sabati e domeniche, tra paralleli e combinate. Non esiste, non esiste. La combinata e il parallelo non avranno mai l'appeal di una bella gara di Coppa del Mondo, gigante, una discesa super gigante, slalom, eccetera, eccetera. Cioè, io non capisco perché non si capisca questa cosa, ma cioè, facciamole benissimo, vogliamo fare combinate, sarà noioso. Ripetitivo, però in questa chiosa finale mi sembra doveroso da parte mia ripetere e ribadire il concetto. Facciamo le combinate, benissimo, ma il venerdì, ma qual è il problema? Tanto ci sono dei weekend lunghi, tanti, benissimo, la combinata è venerdì. I paralleli, perché domenica? Perché diciamo ricattare, è un brutto termine, ma è così, ricattare le stazioni invernali che vogliono, che desiderano, diciamo che c'è la corsa, no? Per avere la Coppa del Mondo, perché ci sono mille vantaggi che non stiamo a elencare qua, eccetera, no? Per una stazione, località sciistica, con la Coppa del Mondo. Perché ricattare dicendo, benissimo, vuoi la Coppa del Mondo, allora ti tieni un parallelo e un gigante, è successo a Sestriere, è successo a Chamonix con lo slalom e il parallelo maschile. Benissimo, ti do il parallelo, ti do un gigante allo slalom, facciamo il venerdì il parallelo e la combinata. Ma questo è fondamentale se vuole la FIS che lo sci riacquisti credibilità. Noi abbiamo delle discipline fantastiche, sono una più bella dell'altra, abbiamo delle gare meravigliose, valorizziamo le grandi classiche, lo dice anche, l'ha detto anche Neureuther, il grande Felix Neureuther, ha tuonato un mesetto e mezzo fa sui suoi profili, sui suoi social, eccetera, auspicando addirittura di eliminare il supergigante. Lì non sono d'accordo, perché il supergigante oramai è a pieno titolo una grande disciplina dello sci alpino. Certo, ha navigato in mari agitati, perché se ricordate quando nacque il supergigante a volte sembrava la discesa, a seconda della tracciatura, a volte è un gigante. Adesso diciamo che è un
una specialità ben definita, molto vicina alla discesa, perché si viaggia a velocità supersoniche senza peraltro provare come si fa in discesa. Quindi per questo motivo, per esempio, piace forse più di tutte le altre specialità adesso a Federica Brignone, perché c'è un challenge, c'è una sfida con se stessi che va oltre le emozioni che si trovano e si provano in altre discipline. È veramente fantastico su questi lati. Quindi abbiamo quattro discipline eccezionali, abbiamo delle grandi classiche, vabbè, quelle sono intoccabili, parliamo soprattutto di Kitzbühel, Wengen, ma perché no, anche Garmisch, Adelboden, la Val Badia, Campiglio, Schladming, lo slalom, cioè questi, vabbè, questi sono i templi del nostro sport. Valorizziamo questi eventi, queste kermesse organizzate in questi luoghi sacri dello sci, ma per il resto cerchiamo di non scadere veramente nel ridicolo con delle gare che non interessano se non a pochi intimi. Organizzate la domenica o il sabato, cioè questo veramente è inaccettabile. Poi io non conto niente, però intanto lo dico sempre e continuerò a dirlo perché questa è la mia idea e sono convinto che questa mia idea sia condivisa dal 90% degli appassionati di questo fantastico sport che è lo sci. Beh, intanto ovviamente la condivido anch'io, la tua idea, e praticamente sottoscrivo tutto quello che hai detto. Siamo in conclusione di questo viaggio per questa stagione invernale. Ovviamente è stato per me un grandissimo piacere, un onore poter condividere questo spazio, soprattutto dar voce a Paolo De Chiesa in Ghiaccio Verde. Un grosso abbraccio, un grande saluto e un ringraziamento a te, Paolo. Caro Dario, anch'io dico qualcosa a proposito di questa nostra collaborazione di quest'anno, mi sono divertito tantissimo. Beh, sai che in passato dicevamo sempre quanto ci sarebbe piaciuto, no? A fare una telecronaca insieme, non sono state delle telecronache, ma devo dire sono stati degli incontri e degli scambi ancora più piacevoli, perché sai, in una telecronaca saremmo stati focalizzati sull'evento, eccetera. Invece così abbiamo chiacchierato amabilmente e naturalmente anche per me è un grande onore poter parlare ogni settimana con un personaggio come te, un giornalista così bravo, così affermato, che ho sempre invidiato per la capacità di seguire con estrema competenza non soltanto lo sci, ma non so quanti sport, per cui veramente tutta la mia stima. Saluto i nostri ascoltatori che ho visto essere numerosi, si sono anche divertiti a sentire le mie lamentele e le mie ripetizioni anche, no? Perché magari sì, lo ammetto, sono monotono, però ci sono dei punti cardine dello sci che mi stanno veramente a cuore e che mi piacerebbe contribuire in minima parte a smantellare, perché quando ci si dà la zappa sui piedi, tanto non lo capisco. E poi ne soffre lo sport che veramente amo, che tutti noi che siamo qui intorno a questo video, a sentire quello che stiamo dicendo con Dario, abbiamo. È tutto, davvero, tenete duro, torneremo a parlare di sci alpino, soprattutto faremo anche qualcosa magari per celebrare, troveremo la maniera per celebrare tra un po', magari tra qualche settimana, questa grande impresa degli sport invernali dello sci alpino e di Federica Brignone in particolare. Ciao a tutti. Grazie a Dario, grazie a tutti voi e in bocca al lupo per questa battaglia così importante, altro che lo sci. Ciao ciao.